questo cavo è corrente naturalmente, no? Sì, questo sarà alta tensione. Qui c'è un cane. Chi è? Non lo so. Che bel cuccio. Cane abbandonato probabilmente. Ovviamente ogni genere di rifiuto qua. E questa è la zona non interdetta, dove ovviamente può entrare chiunque nelle antiche terme di Stabia, e dove in passato addirittura qualche tossico è venuto a bucarsi. Proprio in questo spazio. Dentro ci sono i lavoratori delle antiche terme, gli ex lavoratori delle antiche terme. Il sentiero è ben delineato. È già fatto, è già delineato. Qualsiasi tipo di rifiuto ferroso. La zona in cui stiamo viene utilizzata in estate come parcheggio per i lidi balneari. Ovviamente questa è la situazione attuale. E siamo alle porte dell'estate. A quanto sembra è tutto abbastanza agevole per riuscire ad avere l'accesso, ingresso libero alle terme, a un patrimonio della città, abbandonato da oltre 3 anni, chiuso, lasciato proprio all'incuria, alle bacce, al tempo. Ma questo stabilimento, se non erro, rientrava pure nel decreto di vigilanza che hanno fatto ultimamente, nella delibera con la quale affidarono ad un istituto la vigilanza. Sì, no, ma c'è un guardiano, c'è all'interno. Anche quest'area dovrebbe essere interdetta. Vediamo che è stato rimosso tutto. Quindi c'è il libero accesso. Se è facile accedere fino a qui. C'è libero accesso a un patrimonio della città. Ovviamente altri rifiuti qua. Rifiuti di risulta, delle pedane nuove il marmo che doveva essere utilizzato. È rimasto qualche pedane, sì. Beh, la conserviamo, che serve sempre, no? Qui ci mettiamo nella vera vergogna, cioè muri crollati da infiltrazioni, molto probabilmente. Consideriamo, questi sono dei lavori che sono stati fatti da 3 anni, quindi questa è la situazione attuale, cioè dopo 3 anni è crollato mezzo muro lì, stanno crollando i mosaici, cioè lavori fatti veramente ad opera d'arte probabilmente. Questa è la vergogna più grande. Mi dovreste solo vergognare. Queste sono delle mescite mai entrate in funzione, bellissime, però il tempo ovviamente sta percorrendo la sua strada. Cioè, lavori finanziati con milioni e milioni di euro, e questa è la situazione delle fonti, delle mescite. Queste sono le sorgenti, ormai impantanate nella melma. Queste sono le sorgenti dell'acqua media, acqua San Vincenzo, acqua Cidula. Attenzione che se si scivola ti fai male. E il suo cunicolo dove porta? Questa è l'acqua San Vincenzo, è la sorgente San Vincenzo. Che allora? Ecco. Invece dall'altro tunnel della magnesia. Ma la vuoi fare anche un giusto in meno, ma è veloce così. Questa è tutta acqua che si disperde.
da due bocchettoni laterali, arriva fino al mare, quindi il nostro tesoro non arriva nemmeno nella fonte, ma arriva per sovrabbondanza, perché tutto questo fuoriuscire d'acqua è in più, quindi si perde e va a finire a mare. Queste sono le fonti che abbiamo visto tante volte in foto in tutte le parti del mondo. Oggi sono ridotte in questo stato. Qualcuno che ha lasciato il bicchierino per bere. Fonti che vengono ancora utilizzate dai cittadini sabbisi e chiunque si trova a poter entrare qui all'interno delle antiche tecniche.